metto 3/4 di cucchiaino di peperoncino in fiocchi in una ciotolina, un cucchiaino di cipolla in fiocchi, 3/4 di cucchiaino di sale, un cucchiaino e mezzo di origano, mezzo cucchiaino di peperoncino in polvere, un terzo di cucchiaino di cumino, mezzo cucchiaino di aglio in polvere. La prima cosa che faccio è andare a separare le costolette. Metto un pochino d'olio e con le mani o con un pennellino da cucina lo distribuisco. Metto le costolette in una piccola pirofila. Vado a distribuire la nostra marinata secca e vado a mescolare, cercando di far aderire la marinata. Copro con una pellicola e lascio marinare in un luogo fresco da un minimo di mezz'ora a qualche ora. Metto un pochino d'olio sul fondo e ci vado a mettere le costolette. Un giro d'olio sopra, una girata di sale, un pochino di pepe e si va in forno. 190 gradi per circa 25 minuti, 30 minuti e comunque poi andiamo anche a controllare. Irroghiamo bene col sughetto. Buon appetito!